È un giorno stupendo per giocare con i giocattoli. Groovy! Attenzione, Phoebe! Che botta! Oh, che cos'ha, Phoebe? Bambini, sapete dirmi come si sente Phoebe? Ricordiamoci. Allegria, paura, rabbia e tristezza. Esatto! Phoebe è triste. Bel tentativo. Oh, Phoebe, deve essere molto triste per non ridere con te. Groovy, non è un problema se Phoebe è triste. Le emozioni non sono negative, ma ci aiutano a sapere cosa sentiamo. Dobbiamo capire perché Phoebe è triste. Che hai, Phoebe? Perché sei triste? Oh, non fare così. Dentino non c'è. È normale che Phoebe si senta così triste. Dentino è il suo animale domestico a cui vuole tanto bene. Un momento. Dentino va sempre un po' in giro. Ma tu sei preoccupata perché non è ancora tornato. È andato via da tanto? Non ti preoccupare, Phoebe. Ti aiuteremo noi a ritrovare Dentino. Vediamo, l'hai cercato già per di qua? E nel resto del giardino? Giusto, il giardino è molto grande e Dentino è molto piccolo. Abbiamo bisogno di aiuto per trovarlo velocemente. Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini! In cosa deve trasformarsi Groovy per trovare velocemente Dentino? Un camion giocattolo? Un elicottero? O una scarpetta? Sì, in elicottero! Magnifico! Vedete qualcuno? È lì! Dove sono le rose? È rimasto intrappolato nella staccionata! Quanto amore! Che bello! Mi piacciono tanto le storie a lieto fine. Phoebe è passata dalla tristezza all'allegria grazie al gioco di squadra. Ottimo! Come se la sta spassando, Dentino?
groovy! È un giorno stupendo per andare a scuola. E cosa state imparando oggi? Ah, le emozioni di base. Pops, le ripassiamo insieme? Allegria! Quando abbiamo in faccia un gran sorriso! Tristezza quando ci scappano le lacrimucce. Paura! Quando apriamo tanto gli occhi e la bocca. Rabbia, quando aggrottiamo le sopracciglia e teniamo il broncio. Grazie, Pops. Bambini, le avete imparate? Bene, bene? Benissimo. Allora il compito per domani è portare una foto di tutte le emozioni che avete imparato oggi. Allegria, tristezza, paura e rabbia. Il giardino è un buon posto per fare le foto, non vi pare, bambini? Scelta fantastica, Phoebe! La foto avrà uno sfondo magnifico. Forza, Groovy! Alla fine riesci a esaudire il tuo sogno di diventare modello? Mettiti in posa! Dai, fai una faccia allegra! Non ti riesce molto bene l'allegria. Proviamo piuttosto con la tristezza. Dai, Groovy! Uffa, è più difficile di quanto pensassi. Pops ha avuto un'idea per fare delle belle foto, provocare in Groovy le diverse emozioni, ma shh, è meglio che Groovy non sappia nulla. Che spavento che si è preso Groovy! Foto magnifica! Adesso avete un'emozione, la paura! Andiamo avanti! Questi broccoli hanno un aspetto stupendo! Quant'è felice Groovy! Oh no, non era per te, Groovy. Quanto sei triste. Geniale! Due emozioni in un solo colpo. Allegria e tristezza. Ce ne manca solo una per completare l'album. Oh no, la fotocamera si è rotta. Ecco l'emozione che ci mancava, la rabbia. Peccato che non possiamo fare una foto a Phoebe, però... E se le facessimo un disegno? Sì, potete disegnare la rabbia direttamente nell'album. Che succede? Non avete il materiale per disegnare? Capisco. Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini, in cosa deve trasformarsi Groovy per poter disegnare sull'album? Una collana di perle? Un pennarello? O un pallone da rugby? Sì, un pennarello! Magnifico!
Fantastico, Phoebe! Album completato! Compiti fatti! Ora potete mettervi a giocare! Caspita, un 10 e lode! Questo sì che mette allegria, bambini! Vediamo questi sorrisi! Forza, Groovy! Alla fine ce la farai! Ah, benvenuti alla gara di travestimenti di Groovy il marziano! Come giudici abbiamo la signorina Phoebe, il signor Tenerone e... il signor Miele. Non vediamo l'ora di scoprire con quali maschere ci stupirai, Groovy. Pronto? Wow, Groovy! Che bel leone! Vediamo che voto ti danno i giudici. Abbiamo un 3, un 5 e uno 0. Miele, non te ne fa passare una, Groovy. Vediamo il secondo travestimento della serata. Groovy, mi sa che hai fatto un pasticcio con i personaggi di Toy Story. Vediamo cosa ne pensano i giudici. Groovy, non siamo riusciti ad aumentare i punti. Terzo e ultimo tentativo. Hai pensato a qualche super travestimento? Wow! Stupendo! Ai giudici piace tantissimo! A tutti! Wow, questi gelati di frutta sembrano davvero buoni! Squisiti! Il gelato di Phoebe ha due palline alla fragola e il gelato di Groovy... 1, 2, 3, 4, 5 palline di diversi frutti! Che goloso! Attento, Groovy! Oh, oh, che peccato! Groovy, non è colpa delle onde. Groovy, quello è il gelato di Phoebe. Deve decidere lei se vuole condividerlo con te o no. Brava, Phoebe. Bisogna sempre condividere. Adesso potete godervi tutti e due un bel gelato fresco e salutare. Miam! E ora divertiamoci in spiaggia con gli amici!